E allora bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a recensire l'ultimo album di Hardwell. Io sono Boding, un produttore musicale, DJ e content creator, e questa è una nuovissima serie sul mio canale chiamata Boding Reviews, dove io andrò ad analizzare tutte le uscite relative al mondo dell'EDM, quindi il mio genere di punta in particolare, che è la Big Room, quindi musica da festival, musica da Tomorrowland, da Ultra Music Festival, ma anche musica da club, quindi generi come Big Room, Electro House, Progressive House, Bass House, Electro House, insomma tutti i generi che fanno parte del mondo da club. Iniziamo! Allora, piccola premessa su questo nuovo album di Hardwell: si chiama Rebels Never Die, i ribelli non muoiono mai, tradotto letteralmente in italiano. È uscito nel 2022 dopo che Hardwell si era fermato per ben 4 anni. A partire dal 2018 si è fermato in realtà come DJ, quindi non è più andato in tour, non è più andato a fare appunto live, ma ha continuato a produrre nel frattempo. Si è fermato nel 2018 ed è tornato nel 2022 con questo nuovo album e con un nuovissimo sound. Le tracce sono 19, questa è la Deluxe Edition, quindi appunto comprende più tracce. Come vedete ci sono anche queste 4 qui, anzi 3 perché questa qui è un mashup, rispetto a tutte le altre che facevano parte invece dell'originale. Allora andiamo subito con la prima, che è Broken Mirror, e la andiamo ad ascoltare insieme. Okay, si apre subito con un mood un po' dark. Orologetto che parte, ci sta. I am no longer accepting the things I cannot change. I am changing the things I can no longer accept. Allora, il discorso è pazzesco, la voce ovviamente è la sua. L'atmosfera sotto è super dark, prodotta veramente della Madonna. Ok, carica. Now I'm gonna show you who I truly am. Allora, chiaramente un'ottima intro che sta a significare proprio una sorta di cambio nel suo stile. Quindi lui sta dicendo: le persone che mi hanno ascoltato fino adesso mi hanno definito un po' come artista, e sicuramente si riferisce al fatto di averlo rinchiuso, tra virgolette, nel sound, che è quello della Big Room. Hardwell è quello che ha dato proprio la forma, insieme a tanti altri artisti, ma lui è stato uno dei top a dare proprio la forma al sound della Big Room nel periodo 2013-2014, anche un po' prima, 2012-2011. Sound che ha definito poi un'epoca, chiamata l'epoca d'oro, no? Delle DM. E adesso invece sta dicendo: ok, voglio fare proprio quello che voglio io, vi mostrerò chi sono davvero. Quindi andiamo con la prima vera e propria traccia, che è Into the Unknown. Ok, questo è Future Rave, si sente. Carica. Ok. Si riferma. E riparte. Ok. Chiaramente è un'ottima traccia per far partire l'album, perché è come se proprio ti risucchiasse, no? Dentro l'album. Ha fatto benissimo a metterla come seconda, quindi come prima vera e propria traccia. E ha un sound, sì, future rave, molto largo, quindi molto anche questo da festival. Bello il vocale, che dice follow me into the unknown. Andiamo con la seconda, Fucking Society. Allora, questa in realtà è un po' più per gli addetti ai lavori, diciamo. Io, essendo produttore, poi noto anche molte cose a livello tecnico. Ovviamente andare a ridire qualcosa ad Hardwell è come bestemmiare al Papa. Allora, qui il synth, questo synth qua, questo suono, che suona praticamente la melodia nel drop, è molto, cioè in gergo noi produttori diremmo scoppiato, cioè un suono che è molto molto distorto, supera anche la cassa in volume in alcuni casi, nel senso che la sovrasta proprio, molto scoppiato, molto distorto, è un suono che sta molto avanti, molto scomposto, chiamiamolo così, poco pulito, ecco. In generale noto che le tracce sono diventate molto molto lunghe, quelle di Hardwell, quindi sono molto molto lunghe, molto più di prima. Prima le faceva durare molto poco, adesso proprio si prende tanto spazio. Secondo drop uguale al primo. Allora, mi sono dimenticato una cosa. Andiamo tra l'altro con i voti, quindi andiamo a dare un voto alle tracce. Allora, la prima ovviamente è un intro, quindi un voto non è che si possa dare più di tanto, secondo me. Su Into the Unknown un bel 7,5 glielo darei, su 10 ovviamente. Cioè non è tantissimo nel mio stile, nel senso che non è tantissimo quello che mi piace. Poi i voti, contate che sono sempre molto molto soggettivi. Però un bel 7,5 ci sta. Fucking Society non mi ha fatto impazzire, in realtà. Io le darei un 6,5. E andiamo con la prossima, Black Magic. Ok, mi piace molto il giro. Ok, carica anche qui.
Ok, allora, bella l'intro, nel senso sicuramente il secondo drop sarà molto più forte. Il giro è figo, il giro è figo. Le voci comunque sempre on point, fenomenali. Andiamo nel secondo drop, vediamo se cambia. Io mi aspetto che cambia in realtà. Ok, ok, allora il secondo è una bestia. Ok, allora mi piace molto, tra l'altro ultimamente io sto entrando molto in sintonia con queste tracce dove il secondo drop è molto più forte del primo, quindi il primo ti fa entrare dentro, ti risucchia proprio nella traccia, che non è molto forte in realtà, è anche un po' scarico secondo me, però piano piano ti fa entrare, no? E il secondo qua la carica in un modo pazzesco. E questo synth che parte qui all'inizio è devastante. Non so perché non l'ha tenuto per tutto il drop. Io l'avrei tenuto per tutto il drop perché è bestiale. Questo è devastante. Però poi si riferma, no? Scende un po'. Ok. Quindi è come se volesse essere da festival, ma non troppo. Andiamo con Dopamine. A Blackmagic gli diamo un 7,5. Questa suona? Questa suona bene. In realtà sono tutte bene, ovviamente. Però questa c'ha quel qualcosa di più. Già mi inizio un po' più a muovere, no? Si ferma. Anche qui il giro molto catchy. Immagino che il drop sia così. Wow. Build up della Madonna. Ok, questo è forte. Lo snare è devastante, raga. Questa è una bomba. Questa è una bomba. Sta fomentando. Questa è una bomba. Questa è dura. Ok, ok, ok. Comunque allora facciamo un punto. Cioè le casse sono devastanti. Cioè la cassa proprio è una roba devastante. È una roba proprio fatta veramente veramente bene. Ma in tutte anche le canzoni, io ovviamente queste le ho già sentite, non me le ricordo tra l'altro benissimo tutte, però quello che mi ha colpito proprio nel nuovo stile di Hardwell è la cassa, che suona veramente da paura. Voi la sentite in un club e la sentite in un impianto, insomma, fatto bene, ed è veramente devastante. Qui il giro mi piace tantissimo come carica. Anche qui sul drop non è molto, non ha molto quel sound da festival, però comunque riesce a essere molto molto larga. Il giro con lo snare è devastante, anche questo. Uso oggi, uso la parola devastante, mi piace tantissimo. Perché ho sentito Hardwell in una sua intervista che diceva che vorrebbe molto discostarsi dal giro di snare classico che si sente nelle canzoni EDM, parliamo della Big Room, ma EDM in generale, che sarebbe pa 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 pa, che è quello solito, no? E qua infatti fa una cosa diversa. Qua carica come al solito, quindi dritto su ogni battito, e qua cambia. Pa 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 pam, pa 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 pam. È fighissimo. Dopamine 8. God. Ok. Voce assurda. Ok. Madre. Questa è forte, eh. Ok. Qua ci stiamo. Ah, questa è dura, raga. Ah, questa è bella, questa la suonerei. Bella, 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 bella. Gatti. Melodia sul breakdown pazzesca. Questa è da 10 la melodia. Riparte la voce. Believe in me. Mamma mia, ragazzi. Ok, qua siamo sul 8, sì, tra 8 e 8 e mezzo. Dai, 8 più, come direbbe un mio compaesano. Ok, andiamo con la prossima, Pac-Man. Ok, fa questa storia su Pac-Man. Ok. 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 Così proprio. Allora, qui su questo synth è super chiaro, super brillante. E la cassa è bella punchy, ma allo stesso tempo ha molto corpo.
Questo è lo stesso plug che ha usato su Ping Pong. Ping Pong del 2000... Oddio, 14 mi sembra. O 13. Ok, il secondo troppo uguale al primo. Ci sta. Bella Pac-Man, 8 glielo darei. Mind Control, sale piano piano, bello. Sembra quasi da film, quasi alla Interstellar. Ok. Wow. Qua sono curioso proprio del drop. Bella, 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 bella. 8 più, ci sta. Ok, Reminis. Allora, Reminis, io come vi ho detto, queste le ho già sentite. E questa, ragazzi, è devastante. Cioè, sì, è devastante. Tanto è quello che diciamo oggi per tutto il video. È assurdo. No, no, dai, no, 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 no. Allora, io qui è la prima volta che l'ho sentita, raga. Ho detto, voi immaginatevi sotto questi synth. Ogni volta tipo che partono delle luci diverse. Da sinistra, da destra, a un festival, no? Da dietro tipo, e poi si illumina tutto quanto, perché ci sta con l'atmosfera. Poi il drop. Mamma mia. Mamma mia. Che ve devo dire, raga? 9. La voce è pazzesca, raga. La voce è... La voce mi fa venire le lacrime, perché è proprio un richiamo alla vecchia Big Room, che è quella che io amo. Let's go! No, vabbè. 9,5. 9,5 per mio gusto soggettivo. Zero Gravity. Ok, sti giochi così a me mi fanno impazzire. Diventa sempre più corto. Non potentissima come traccia. È stato molto innovativo, diciamo, nel gioco. Nel farci proprio un drop su questo giro. Cioè, ci ha fatto 2 minuti di traccia con tutto sto giro di Zero Gravity, quindi. E qua unisce il basso del primo drop. Questo qui. Con la melo. Wow. Qui per la creatività, tanto, tanta roba. Per la creatività, davvero, gli darei 8,5. Probabilmente 8,5. Laser light. Ok, laser. Questo mi ricorda molto Steve Aoki. Non so perché. Non proprio il mio genere. Cioè, nel senso, non mi fa impazzire. Fa un sacco di robe strane. Non mi ha fatto impazzire in realtà. 7,5, dai. Ok, I feel like dancing. Questa è la traccia che gli è andata meglio in tutto l'album. Nel senso, a livello proprio di... Io l'ho visto suonare tante volte nei video su YouTube. Questa è la traccia che proprio gli performa meglio di questo album, perché è una bella mina. Sì. Ok, la melodia. Pam pam param pam. Sta benissimo sulla cassa dritta. Tende proprio a incentivare questo, il bounce. Questo è anche molto ballabile, secondo me. Carica sul secondo. Vediamo il secondo drop. Stava per venire giù tutto. Qua come energia siamo a livelli altissimi. Sai che forse questa si becca il 10. Sì, se lo becca. Se lo becca. Se lo becca. 10. Self destruct, andiamo. Super creativo. Hardwell è diventato veramente fortissimo in produzione. Era già ovviamente forte prima, ma adesso ha proprio raggiunto un livello alieno. Io dico sempre, cioè un livello proprio fuori da questo mondo. Ci fa sfigurare a tutti noi produttori, perché è clamoroso. Bella, bella. Questa è super creativa. No, usa degli effetti assurdi. Madre di Dio, c'ho i brividi. 9. Per la creatività, 10. Cioè, queste sembrano tracce non tanto proprio da fare quel panico incredibile. Alcune sì. Però sono tracce tipo per proprio show off. Cioè, nel senso, si dice in inglese, proprio per far vedere proprio che sei un produttore della Madonna. Cioè, sono quel tipo di tracce là. Andiamo con la traccia che prende il nome dell'album, Rebels Never Die. Wow. Rebels Never Die.
Mamma mia la voce. Melodia. Melodia assurda. Ah, poi si ferma, si prende il lusso pure di fermarsi. E ricarica. Vabbè, che ve devo dire, raga? Cioè. Snare. Allora, non ha un drop vero e proprio. Cioè il drop è con la voce, che è una cosa che noto che stanno facendo in tanti ultimamente. Cioè mettono proprio cassa a basso, insomma quello che è, con la voce, che non è che ti fa saltare in maniera clamorosa. Però è wow. Traccione. Traccione, però non mi fa impazzire il fatto che non ci sia un drop proprio meniamo. Però ovviamente anche qui super creativo, perché è un drop con la voce. Un 8 più glielo diamo. Traccia dell'album, col nome dell'album, ci sta. Oh gosh, ragazzi, l'ho anche suonata nel DJ set di aprile, mi sembra. Super traccia. Vabbè. Sì, vabbè. Dai. Ok. Sì. Ciao. Manca la voglia ascoltare tutta, questa è 9. Allora, Spaceman, questa l'ho già sentita. Molto bella, la parte della melodia come carica. Il rework è ottimo. Il drop, raga, cioè nel senso... Allora, vi dirò la mia su questo nuovo stile di hardware. Sicuramente innovativo, sicuramente non ci potevamo... Tutti si aspettavano che tornasse un po' alle sue origini, quindi al suo sound Big Room, al suo sound del 2013-2014, però in realtà poi questo lo dicono le persone che non sono artisti, no? E si aspettano sempre lo stesso da un artista, da un cantante, da un produttore. Però ovviamente i cantanti e gli artisti in generale si evolvono, quindi è giusto secondo me che abbia anche cambiato sound, perché lui è uno che è in grado di innovare e quindi... ha anche la responsabilità, secondo me, di farlo. È un sound particolare. Poi, comunque, noi faremo anche le recensioni delle tracce nuove di hardware, perché queste le ha fatte uscire nel 2022. Lui dopo ha fatto uscire una serie di tracce incredibili. Cioè, ultimamente sta facendo uscire veramente un botto di tracce. Sono delle mine che... cioè... che secondo me sono anche più belle di quelle di questo album. Opinione proprio mia personale. Qui ha, secondo me, un po' forzato su Spaceman questo suo nuovo stile. Cioè, ha detto, ok, io sono questo. Cioè, io sono... ho questo nuovo stile e l'ha un po' forzato in questo drop. Che è figo, raga. Cioè, nel senso, alla fine queste canzoni sono tutte fighe, sono tutte da mettere al Tomorrowland, sono tutte sono della Madonna. Però se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, è un po' forzato. Ok. Poi fatta bene, fatta di Cristo. Cioè, qui ti fa venire i brividi della Spaceman. Però Spaceman, sai, Spaceman io mi aspetto sempre qualcosa di più. Mi aspetto il 10, capito? Forse ho le aspettative io troppo alte. Qui siamo sull'8 e mezzo, secondo me. Andiamo con la prossima. Big Noon Never Dies. Hands up, Cause Rebels Never Die. Ok. Pa-pa-ra-pa-ra. Cassone. Un synth che è molto basso. La melodia di Cristo di Big Room Never Dies. Questa è una canzone che ha segnato veramente un'epoca. Beh, c'è il cassone sotto techno. Sì, praticamente in queste nuove canzoni lui ha dato molto più spazio alla cassa e molto meno alla parte sopra. Quindi la cassa è molto più forte di tutto il resto. Quindi sì, l'energia la prende da quello. Non so se la versione originale è più potente. Forse questa è sicuramente più casinara, più bassi. Questa un 8 glielo darei. Retrograde, ragazzi, un attimo. Traccia veramente assurda. Alla fine è tutto molto simile. Molto simile all'originale. Ha cambiato la cassa, forse qualche cosa nelle basse. I piatti, ovviamente. Anche qui un 8 ci sta. Andiamo con la prossima, che è un mashup con Nothing Else Matters dei Metallica. Bello. Ottimo mashup, perché si sente proprio il contrasto tra la parte del verso, dove è molto bassa a livello di energia, però è una canzone molto famosa. E poi parte DM. Vabbè, panico. Panico totale. Ok, raga, allora, considerazioni finali sul nuovo album di Hardwell, Rebels Never Die. Ovviamente fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo album. Ci tengo davvero tanto a sapere qual è il vostro pensiero. Il mio è che, allora, come vi ho detto prima, aveva la responsabilità di cambiare sound. Nel senso che è giusto cambiare. È giusto, raga, è giusto evolversi. Se voi sentite bene le sue tracce, è rimasto in realtà sempre lui, secondo me. Se voi vi andate a sentire le sue prime tracce, quindi quelle dove faceva quasi un electro house, barra tech house, una cosa, tracce che duravano 7 minuti, tipo Asteroid, andatevi a sentire Asteroid, oppure Encoded, tracce dove proprio si prendeva tanto tempo ed è tornato a prendersi tanto tempo nella creazione di una traccia. Queste sono tracce che durano tanto, raga. Sono versioni non estese, quindi non extended mix, durano 4 minuti, 4 minuti e mezzo, 3 minuti e 40.
40, 4 minuti e 50. Va quasi contro il mercato, in un mercato musicale dove le canzoni durano sempre sempre meno. Lui si prende proprio tutto il tempo. In un'intervista ha detto: sono le canzoni migliori quelle che durano di più, perché ti portano proprio in un viaggio, no? Infatti lui inizia con un drop che magari è più scarico, e poi nel secondo ti porta in un crescendo a livello di energia verso un secondo drop che è molto più forte. Lo fa in tante di queste canzoni. È più un album che segna un cambiamento piuttosto che un vero e proprio album. Oggi gli album sono pochi, secondo me sono tante raccolte di tracce, ma un album deve avere anche un senso, e questo è proprio un album che segna: ok, io adesso sono questo, quindi aspettatevi questo da me. Io la prima volta che l'ho sentito in live all'Ultra Music Festival, perché lui è tornato con questo album facendo la premiere mondiale, l'anteprima mondiale all'Ultra Music Festival del 2022, io ho storto un po' il naso. In realtà non è un album che mi fa impazzire. Le tracce che sono uscite dopo questo album, quelle sono davvero delle mine clamorose. Su questo album le mie preferite sono sicuramente Reminisce, God, Dopamine anche molto bella, Pac-Man molto particolare, I Feel Like Dancing, probabilmente la mia preferita, I Feel Like Dancing insieme a Reminisce, anche Oh Gosh, un'ottima traccia. Però quelle che ha fatto uscire dopo sono, secondo me, sono quelle almeno che io preferisco di più. Quindi questo album in generale gli diamo un 8, comunque un voto altissimo. E Hardwell è uno dei migliori produttori al mondo a livello di musica elettronica, a livello di big room, musica anche da festival, se questa la vogliamo chiamare big room, poi tanti la chiamano big room techno. Però sicuramente un ottimo album, sicuramente ci aspetteremo tanto da lui. Secondo me è il produttore ormai di punta, ed è quello che ha avuto più palle in realtà, quello che ha avuto più coraggio nell'innovare un sound che sembrava ormai essere stazionario, essere fermo. Rappers Never Die, Hardwell, 8. Ragazzi, vi ringrazio ancora per aver visto questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo format, quindi Budding Reviews. Nei prossimi video andremo ad analizzare altri album, magari DJ Set, Martin Garrix, Skrillex, Hardwell, Blasterjacks, insomma super produttoroni a livello di musica da festival. Ragazzi, vi ringrazio ancora, un bacione, alla prossima.